Buongiorno amici, oggi vi racconto una grande storia. Abbiamo distrutto lo zaino del decespugliatore. Ragazzi, dopo esattamente 11 anni l'abbiamo schioppato. Ora ve lo faccio vedere. Per chi non lo sa, il mio è un Shindaiwa BP 520, mi sembra, S, eccolo qua. Ragazzi, 11 anni, ha resistito 11 anni. L'altro giorno mi si è strappato prima un pezzetto qua. Ho detto vabbè, lo compro. Poi vedevo che facevo un po' più di fatica perché poi lì c'è una molla che mi si aggancia qua, per cui mi tiene un po' l'asta più alzata, quindi faccio meno fatica. Stamattina mi si è troncato praticamente questo, in poche parole si è veramente cotto. Per cui niente, che dire, l'abbiamo scoppiato. Non sono per niente dispiaciuto perché ragazzi, oh, qui sono ore e ore e ore di lavoro, cioè qui ragazzi sono dietro a pulire l'olivetto, ecco qua, abbiamo fatto questo. Poi di sopra, tutto di là, abbiamo ancora da scendere lì, da fare anche di sotto. Per cui voglio dire, lavorare lavora, poi di là ho 92.000 metri di terra, per cui tenete presente che tutto terrazzato, per cui un po' col trincia, un po' col decespugliatore, ma si lavora veramente tanto. Quindi niente, l'abbiamo distrutto, quindi adesso lo andremo ad acquistare. Guardate come l'abbiamo sfondato, ragazzi. 11 anni, 11 anni di ore ne ha fatte veramente tante, per cui sono davvero soddisfatto. Sarà una stupidaggine perché penso basti togliere questo e sostituirlo. Ho visto che costa un'ottantina di euro, per cui eventualmente vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo. A parte che in descrizione troverete anche altre cose che adopero io qua al podere. Benissimo, allora dopo questo, cos'altro vi posso dire? Io adesso me ne vado, guardate come sono ridotto, sudato marcio, sporco da fare schifo, ma è questo che mi piace ragazzi, gocciolato dappertutto, non apprezzo ragazzi, penso che qualcuno mi capisca. Ci vediamo e che dire, alla sostituzione. Eccoci qua, amici, abbiamo praticamente comprato l'imbottitura. Io pensavo che era da sostituire, diciamo, tutto il pezzo, tutto questo qua in metallo, invece no, solo l'imbottitura, che non costa poco, ragazzi, è 90 euro, per cui penso sia veramente una stupidaggine. Ci sarà solo da svitare queste quattro viti, in teoria è una stupidaggine, poi vediamo se troviamo delle complicazioni. Quindi dai, iniziamo a smontare. Qui abbiamo il nostro set di chiavi, fantastico, guardate qua, strepitose ragazzi. Allora, aspettate un secondo. Allora, abbiamo preso la nostra brugoletta, cioè la nostra chiavetta da 8. Iniziamo a smontare tutto. Ok, perfetto. Mettiamo da parte, se non c'è niente, perfetto. A volte ci sono delle rondelle. Ah, sono quei bulloni che si bloccano. Questo è un po' incarognito, eh? Oh ragazzi, ha fatto 11 anni, tanta 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 roba. E poi lo consiglio davvero a tutti. Ora vabbè, ci sarà il modello nuovo. Ah, e come motore mai successo niente, è una bestia. Avevo pagato, non mi ricordo, 700-800 euro, ma li vale tutti. Quello basso è un po' più rognoso. Ecco qua, l'ultimo. Benissimo. Andiamo a toglierlo. Eccoci qui. Allora, praticamente qui
qui in questo gancio qua ci va attaccato questo che mi sostiene l'asta e mi fa fare meno fatica. Pensavo che non ci fosse, invece c'è, perfetto. Allora, togliamo questo qua vecchio, è già attaccato, non bisogna fare altro che metterlo qui, scusate, ecco fatto, questo è a posto. Adesso andiamo a togliere questo qua vecchio. È veramente una stupidaggine, ragazzi. Via! Così. Togliamo questi gommini che sono il proteggi filetto. Prima volta che li vedo. Ok. Mettiamo e riavvitiamo. Ragazzi, adesso li mettiamo un attimino così giusto per fermarli un po' e poi li andiamo a stringere. Adesso in descrizione eventualmente vi lascio dove comprare sia questo set di chiavette e il porta, cioè l'imbottitura del cespugliatore, ma quello sicuramente saprete anche voi dove andare a prendere. Molto bene, non so se stringerlo troppo o no, comunque. Ho 11 anni, ragazzi. Tanta roba. Praticamente non mi si è rotta la plastica, mi si è corta. Questi qua. Se no sarebbe durata ancora un po', che era sfondato comunque ormai. Adesso lo guardiamo insieme, piccolini ma efficaci. Poi tutti belli ordinati, per uno come me che fa sempre del casino, sono fantastici. Allora, recuperiamo un po' di zizzania qua. Ecco. Andiamo a vedere. Qui abbiamo finito, è perfetto. Qui è nuovo, lì no, ma non fa niente. Allora, eccolo qua. Come vedete qua si era cotto con la marmitta, si è fuso. Poi, come vedete qua si è prima distrutto qua, però ha retto abbastanza, ragazzi, dai, molto bene. Allora, ragazzi, spero vi sia piaciuto anche questo video qua, non è niente di eccezionale, però l'abbiamo fatto ugualmente, magari anche per chi ha poca dimestichezza e manualità, oppure si fa un castello di problemi, ha visto che è davvero una stupidaggine fare la sostituzione. E quindi non vi buttate mai giù, provateci sempre a fare qualcosa, certo, senza fare danni, perché se vedete che non siete in grado di farsi qualche altro lavoro, lasciate perdere. Io però sono abituato a provare, almeno provare. Questo è un consiglio, dai, vi lascio e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo video, se volete vedere qualcosa in particolare scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti, amici.